Bentornati a tutti! Nel tutorial di oggi andrò a spiegarvi come registrare una lezione a distanza, sia essa universitaria, delle scuole superiori o delle medie, utilizzando Windows 10 e nessun altro software. Il sistema che vi mostrerò funziona sia con Skype, Meet o Zoom senza nessun problema. Siete pronti? Sigla! Iniziamo subito. Da Windows 10 entriamo in questo PC, che sarebbe il vecchio risorse del computer, e clicchiamo su Apri impostazioni. Cerchiamo la sezione Giochi e premiamo su di essa. In questa schermata ci interessa che la prima opzione sia attiva. E sotto noterete che ci sono vari comandi di scelta rapida che andremo a vedere tra poco. Quello che dobbiamo fare ora e andare nella sezione Acquisizioni. In questa nuova schermata potremo settare molte opzioni, come per esempio decidere la cartella di destinazione delle registrazioni. Si può decidere se registrare in background, se aumentare il tempo massimo di registrazione, io sceglierò 4 ore, scegliere se registrare anche l'audio, opzione molto importante, andare a cambiare il volume del microfono e del sistema e cambiare i FPS del video e la qualità dello stesso. Inoltre, in base alle vostre preferenze, potete decidere se acquisire o meno il cursore del mouse. Torniamo per un attimo alla sezione barra dei giochi e qui l'unico comando di scelta rapida che dovrete tenere a mente è Windows più G. Vi ricordo che se non vi dovesse piacere la combinazione, nel riquadro sottostante potrete scegliere altri tasti, ma vi consiglio di lasciare la scelta di default. Adesso non ci resta che premere Windows più G durante una lezione e comparirà la seguente interfaccia. Nel riquadro audio a sinistra potrete regolare tutti i volumi di sistema e dei programmi aperti, mentre per iniziare la registrazione dovremo premere sul cerchio in alto. Sempre nello stesso punto dovremo cliccare per terminare la registrazione. Se non siamo presenti, la registrazione si stopperà in automatico dopo il limite massimo che abbiamo impostato in precedenza. Tutte le registrazioni che effettueremo in questo modo finiranno nella sottocartella Acquisizioni, presente nella cartella Video di Windows. Potremo quindi modificare ciascun file, rinominarlo e condividerlo, oppure catalogarlo sul cloud. E con questo è tutto. Vedrai che questo tutorial ti sarà molto utile quando non potrai seguire la lezione o quando il professore è complicato da seguire e quindi poter rivedere la lezione sarà la tua arma in più. Per il resto, ti saluto e ti aspetto nel prossimo tutorial. Ciao!